Si concluderà questa sera la seconda edizione del Cilento Fun and Play, una manifestazione ludico-ricreativa rivolta a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, residenti nei diversi comuni del Cilento. Attraverso la competizione in giochi non agonistici, ogni comune concorrerà con la propria squadra alla conquista del trofeo Fun and Play. La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Campania, l'Unione Europea, il Piano Sociale di Zona Ambito Salerno 7 e la cooperativa Jobel, ha la finalità di trasmettere ai ragazzi del territorio il senso di appartenenza ad una comunità più vasta e di offrire occasioni forti di socializzazione, scambio ed integrazione. Abbiamo subito aderito quando mi hanno proposto l'iniziativa. Noi partecipiamo per la prima volta, ora è il primo anno che Cerasa fa parte di questo evento che raccorda diverse comunità, è un momento di sprono e di stimolo e di confronto anche da parte dei giovani. L'ho ritenuto un'iniziativa importante e utile per questi profili, per cui l'amministrazione ha subito aderito, abbiamo patrocinato l'evento e lo abbiamo anche in parte organizzato a Cerasa, la manifestazione si tratta stasera. Si chiama Fun and Play proprio perché il fine ultimo di questa manifestazione è il divertimento attraverso il gioco, un'occasione di scambio, un'occasione di confronto per i ragazzi, ma anche per dare possibilità ai ragazzi stessi di scoprire e conoscere posti che sembrano così vicini ma in realtà magari non hanno mai avuto occasione di visitare. Sono il comune di Ascea, Camerota, Casalvelino, Cuccaro, Ceraso e Futani. Allora, è organizzata in questo modo, ci sono dei comuni partecipanti, ogni comune ha organizzato la propria squadra con ragazzi dai 10 ai 16 anni e ogni giorno, in 6 giornate, andiamo in un comune diverso per appunto viverci questo momento di aggregazione.